detto in diretta, hai disegnato una parabola meravigliosa, forse solo in quel modo si poteva decidere un match del genere che sembrava abbottonato fino alla fine, occasione per entrambi, però tu insomma ci hai messo lo zampino col destro. Sì, è stata una partita difficile, partite così si risolvono con episodi e soprattutto su calci piazzati. Ci siamo andati a prendere quello che meritavamo, abbiamo raccolto poco in queste domeniche e oggi ci siamo ripresi quello che era nostro e lo abbiamo regalato alla nostra città davanti ai nostri ragazzi che ci seguono ovunque in ogni parte d'Italia. Siamo veramente veramente contenti. Impressioni dell'Aquila 1927? Squadra forte, abbiamo preparata molto bene, sapevamo che davanti avevano giocatori forti che creavano sempre superiorità numerica, sono giocatori di altre categorie, chi gioca da più tempo li conosce e li ha sempre un po' ammirati. Quindi sapevamo che la nostra linea difensiva li ha tenuti molto molto bene, anche se sui nostri esterni c'erano dei ragazzi giovani che hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, sono stati attenti e concentrati tutta la partita. Ti chiedo, il ritorno di Pascucci vi ha dato qualcosa in più, tanta benzina a livello mentale, e si è visto in campo perché in ogni intervento sulle seconde palle c'eravate sempre, ci avete messo quella cattiveria agonistica che forse vi è mancata nelle prime giornate? Sicuramente ci è mancata un po' quella fame che stiamo mettendo in queste partite. E l'abbiamo messa, ci lavoriamo veramente tanto, anche tra noi ragazzi, noi compagni, quando siamo soli ci diciamo proprio questo, che ci manca un po' di cattiveria e la stiamo mettendo veramente, ci stiamo sputando il sangue ogni allenamento perché sappiamo che ogni domenica è veramente veramente dura.